Musica, sette note, canzoni, strumenti. Ormai in queste settimane abbiamo artisti, in queste settimane con il nostro format abbiamo imparato a conoscere tantissimi artisti canavesani o persone che hanno scelto Canavese come punto di riferimento per la loro carriera, ma non solo. Oggi siamo con un giovane musicista che arriva da San Giusto, Vishal Nigra. Piacere. Buongiorno, allora con te vorremmo raccontare un pochettino anche il mondo della musica, visto, allora, diciamo così, da una posizione un po' diversa, nel senso che in queste settimane siamo stati forse più pop e rock, oggi andiamo verso una musica, in questo caso la musica della chitarra classica, scoprire con te un pochettino di questa parte della musica e capire anche un po' cosa c'è dietro la tua scelta, perché si vedono, tutti vogliono diventare rockettari, invece la tua è stata una scelta decisamente diversa. Raccontaci come ti sei avvicinato al mondo delle sette note e poi in particolare a quella della chitarra classica. Ma tutto è partito grazie a mio padre, un po' per caso, perché lui a casa aveva due chitarre, una classica e un'acustica, e ogni tanto alla sera si metteva lì a suonare, accompagnamenti semplici, strimpellava un po'. E paradossalmente, quando lui prendeva la chitarra in mano, io non lo potevo vedere perché mi sembrava uno che se la tirava, e allora scappavo nella stanza opposta. E lui ha sempre avuto quindi una grande passione per la musica classica, direi addirittura più di me forse, e quindi fin da piccolo mi ha sempre spinto per imparare a suonare uno strumento. Certo. Insisteva ad esempio per la banda, giusto per farmi provare qualcosina. E all'età di 9 anni ho partecipato a una lezione così di prova al liceo musicale di Rivarolo, e lo strumento è la chitarra classica. Lì, dopo anni di insistenza da parte di mio padre, gli ho detto, ma sì, dai, facciamo una lezione di prova. Facciamolo contento. Facciamolo contento. E senza accorgermene, ho incominciato a studiare in modo volenteroso, che era quasi, non me ne accorgevo che in realtà mi stava piacendo. Sì, sì, sì. E solamente dopo mi sono accorto di quanto in realtà mi piacesse e di come mai fosse diventato qualcosa che doveva far parte della mia giornata. Beh, questo è bello, nel senso che ti è entrata la musica, ti è entrata piano piano dentro e alla fine dei conti hai trovato questo percorso. Sì. Quindi chitarra classica, appunto, influenzata da papà. Sì, da papà, però anche da piccolo ammetto che i primi anni di studio, a volte anche confrontarmi con i miei compagni di classe, mi imbarazzava un po' dire che io studiavo uno strumento classico, e quindi dicevo, no, io studio musica. Poi alle medie mi ricordo anche a suonare magari in compagnia con gli amici, prima richiesta a papà, papà mi compri la chitarra elettrica, mio padre fulminato mi fa, va bene ma solo mezz'ora al giorno. Vabbè, è vero, effettivamente anche si dice sempre, ah ok, porta la chitarra che suoniamo qualcosa in compagnia, si va sui classici della musica italiana, tu effettivamente avevi un repertorio un po' diverso. Sì. Repertorio che appunto, quali sono gli artisti che diciamo così possono averti o ti hanno influenzato maggiormente in questi anni di studio? Perché dietro appunto, come hai detto, quella che è diventata poi una passione, qualcosa che stai portando avanti, c'è tanto studio e ancora adesso c'è studio. Ma sicuramente per quanto riguarda la formazione del chitarrista classico è molto importante il periodo del fine 700 primo 800, perché sono gli studi che affrontiamo appunto per la nostra crescita a livello tecnico e di linguaggio. Invece per quanto riguarda quello che è il linguaggio con cui mi trovo più comodo adesso, che diciamo con cui riesco a esprimermi meglio, è un secondo 800, un periodo un po' romantico, e anche i primi inizi del 900, dove sto scoprendo questa musica impressionista, in cui riesco molto a descrivere, ad esempio, dei paesaggi, o addirittura... ad esempio si pensa molto alla culla della Spagna per la chitarra. Certo. E quindi si riesce a descrivere queste atmosfere spagnole che poi nella mia immedesimazione non sono così lontane, ad esempio a un po' una campagna che può essere italiana, perché ad esempio sto studiando brani che si chiamano Per i campi di Spagna, e se io vado a pensare a quella vita contadina può anche essere qua in Italia. Assolutamente, poi ci sono molti parallelismi comunque tra i due paesi, quindi mediterranei e quindi alla fine dei conti con influenze che sono per certi versi le stesse.
Prima telecamere spente, stavamo parlando del fatto che appunto tu sei studi al Conservatorio di Sì. Alessandria, sei docente anche in questo caso Liceo musicale di Rivarolo. al Liceo Musicale di Rivarolo, che ti ha visto primo studente Sì. adesso in questo percorso di crescita. La musica in generale, in particolare quella dove c'è dietro uno studio come il tuo, ha dovuto fare i conti. Come abbiamo fatto i conti tutti con 2 anni molto complicati perché il Covid ha impedito di essere presenti, di riuscire a suonare in maniera continuativa come era prima. Ecco, Isal, ti chiedo, tu a livello personale come hai vissuto questo periodo? E poi, visto appunto dai tuoi occhi, com'è in questo momento? Che periodo stiamo vivendo dopo quello che abbiamo passato? C'è un'evoluzione, c'è di nuovo una riapertura, c'è qualcuno che invece si è tirato indietro. Ma il Covid, quindi l'ho vissuto sia da docente che da studente. Doppia scuola, E, figurati. sì, e da studente sono stato fortunato, o comunque in ogni caso sono stato fortunato perché appunto vivendo in Canavese non ho avuto il limite dentro un appartamento, ma avendo il giardino potevo ogni tanto Certo. uscire fuori col cane, mangiare fuori con i miei e quindi quella è stata molto una fortuna. Per quanto riguarda la vita accademica, sicuramente molta difficoltà a fare lezioni con i docenti perché non si riesce a valutare la qualità del suono, l'esecuzione tramite una videocamera. Certo. Perché a volte anche può capitare che il docente in quel momento abbia la linea un po' lenta Sì. e allora il suono esce distorto. Invece, per quanto riguarda le materie comuni, teoriche, in cui eravamo più presenti, in cui c'era solamente da discutere e ascoltare. La fortuna del conservatorio è che essendo un ambiente un po' più piccolo e quindi essendo al massimo in una videochiamata non più di 20 persone, Certo. è più facile da seguire rispetto a, che ne so, a un ambiente universitario tipo Politecnico, anche già solo il liceo scientifico Aldo Moro, che ho Diciamo frequentato. un'interazione con il docente completamente diversa. Diversa, molto più stretta. E invece dal punto di vista da insegnante, con i miei allievi piccoli ho fatto molta fatica. Perché nel momento in cui non c'è un contatto diretto fisico, in cui magari li posso anche aiutare nella postura o quant'altro, insegnare a distanza ai bambini alle prime armi viene molto complicato. Certo. È molto più facile rispetto a un ragazzo che è già avanti con gli studi e gli devi semplicemente dire no, guarda, quel passaggio lo devi fare più lento o Certo. metti queste dita qua. E quindi da quel punto di vista mi sono trovato molto in difficoltà. E adesso invece vedo che c'è una ripresa molto comodo, però devo ammettere che nonostante la pandemia i bambini comunque hanno studiato in modo serio e quindi non sono rimasti indietro. E l'altro aspetto negativo della pandemia è stato il numero di iscritti che ho potuto notare presso i conservatori o comunque le altre scuole di musica. Tant'è vero che ci sono stati per un anno dove addirittura gli iscritti dello strumento sono stati zero. Cavolo. E quello è stata una cosa negativa, e poiché mi ha rattristito molto perché il nostro conservatorio, per quanto riguarda il nostro strumento, è un altissimo livello, i docenti sono ottimi e quindi era un peccato. Però Certo. adesso che la pandemia è finita, noto una ripresa, abbiamo avuto parecchi iscritti e questo mi fa molto contento. E poi anche per quanto riguarda da docente presso il liceo musicale, fare lezione dal vivo con i bambini è molto più bello, molto più divertente. Diciamo che quello che ha mancato alla fine dei conti forse ci ha dato e vi ha dato anche lo stimolo in più per tornare, anche i bambini hanno trovato forse una valvola di sfogo che purtroppo in quel periodo non avevano. Sì, poi c'è anche da dire appunto che essendo in presenza i bambini spesso, quasi sempre, sono almeno in due, dove uno fa lezione e l'altro ascolta, ma già solo il fatto di essere più di una persona, quindi non da soli, Certo. gli alleggerisce molto di più la lezione Certo. e gliela fa passare molto più in fretta e si divertono anche insieme, tante volte che a volte li faccio suonare insieme. Che è molto utile. E infatti, dal punto di vista poi da vita da studente del conservatorio, ho patito la pandemia perché, appunto, per via della distanza, dall'allontanamento, dell'isolamento, ho avuto meno opportunità per conoscere altri miei colleghi di conservatorio. Certo, questa interazione, questo scambiarsi anche idee o comunque esperienze che possono permettere a un musicista di crescere, perché Sì, effettivamente il suonare, tra virgolette, assieme o confrontarsi con altri ti permette anche di accrescere la tua conoscenza, ma anche il modo di vedere diversamente lo strumento o la musica che fai. sì.
Senti, naturalmente siamo giunti al termine di questa chiacchierata, ti ringrazio per esserci venuti ad Orebisal, che tra l'altro ci cioè, hai appunto raccontato quello che è un mondo che a volte sembra così distante, strumenti che vediamo, ma che conosciamo, musica che ignoranti in materia, io sono il primo, effettivamente a volte vediamo solo su qualche canale, diciamo così, più tematico, più culturale. La domanda classica da giornalista, prima di chiudere, è sogni nel cassetto, ma soprattutto quali sono le prospettive che ti sei posto, quale strada vorresti percorrere all'interno della musica che ormai è parte integrante della tua vita? Ma sicuramente il sogno nel cassetto sarebbe girare il mondo a fare concerti. Quello che poi ho constatato è che non si può vivere di solo concerti, ma è molto importante anche affiancare un'attività come l'insegnamento. E quindi l'obiettivo sarebbe insegnare anche tipo nei licei musicali che preparano all'ingresso al conservatorio o anche in ambito del conservatorio, cioè persone già più preparate, perché insegnare ai bambini più piccoli alle prime armi è molto difficile, perché è proprio un periodo complicato, perché loro non fanno solo quello, i bambini piccoli fanno molte attività e tu gli devi far passare la musica come qualcosa di piacevole, da fare anche quei 10-20 minuti alla giornata quando hanno tempo libero e non in imposizione. Quindi bisogna sempre essere molto delicati con i bambini. Mentre invece con i ragazzini più grandi che hanno già deciso di fare musica, si può essere un po' più severi e quindi avere un po' più carta bianca. Non ti vedo, non so perché, ma ti vedo così. Non ti vedo severo, non riesco a immaginarmi tu che batti il pugno. No, così non va bene. No. No, no, anche perché fortunatamente con il passare delle generazioni, e quindi quando il docente non è tanto lontano dallo studente, si ricorda molto di più come essere studente e quindi cerca di venire incontro più facilmente. Certo, no, questa è un'ottima cosa perché effettivamente tu sei molto giovane, hai ancora tanta strada da fare, però il fatto che riesci già a dividere tra le due cose, sei studente da una parte ma docente dall'altra, è forse proprio il trade union perfetto per riuscire a trasmettere agli altri quello che stai imparando tu, quello che hai imparato e quello che diciamo che la tua crescita personale sta permettendo anche agli altri di crescere Sì, insieme a te. anche perché si impara da tutte e due le parti e quindi si cerca di dare degli input subito appena arrivano dall'altra parte. Ottima cosa, Isabel, grazie. Io ti ringrazio ancora per esserci venuto a trovare, grazie di averci raccontato di queste tue esperienze. In bocca al lupo per tutto e Grazie a voi. speriamo anche di vederti appunto, chissà, su qualche palcoscenico in giro per il mondo che il tuo sogno diventi realtà. Speriamo. Grazie, buon Grazie. proseguimento, grazie ancora. Grazie. Grazie.